Vigilia della Roubaix 2014 con Luca Paolini alla scoperta di una vera bici da pavé. Come deve essere la bicicletta da pavé? Sì, ciao, buongiorno a tutti. La bici della Roubaix si differenzia dalle altre in certi particolari. Per esempio, noi adottiamo il cambio 11 velocità però manuale, non elettronico, perché comunque sul pavé va, penso, molto meglio. E poi le ditte che fanno i telai preferiscono allungare il carro posteriore, farlo magari dal mezzo centimetro a un centimetro più lungo per dare un po' più di scorrevolezza alla bici e renderla più soft per quanto riguarda quando si entra nei tratti di pavé. Una volta alla Parigi-Roubaix usavano ruote a balzo profilo in alluminio, adesso tutti i corridori utilizzano ruote in carbonio. Perché questo cambiamento? Ma perché secondo me il carbonio è un buon compromesso, alla fine è resistente e comunque elastico, e poi con dei tubolari da 27 pompati con la giusta pressione in base al peso del corridore, diciamo è il top che si può avere durante questa gara. Senti, tu sei famoso per buttare moltissimo le gomme, no? Sì. 10-11 atmosfere. Anche domani la Parigi Roubaix farai questa cosa? Oppure... No, purtroppo non posso, però penso. Col mio peso penso di gonfiarle intorno a 4,5-4,8 bar. L'impianto frenante non è tradizionale, ma vediamo che c'è un freno aggiuntivo. Sì, per quanto riguarda la nostra bici ci hanno aggiunto un freno, io ho preferito solo posteriore per quando si tengono le mani sopra, per avere comunque, o in caso di caduta davanti di un altro corridore o in caso di emergenza, avere un freno anche quando si hanno le mani sopra il manubrio. Quindi, l'unica cosa che non conta la Roubaix è il peso di una bicicletta, è vero o no? No, anzi, più pesante è, più dovrebbe essere veloce, perché comunque la forza di inerzia è maggiore, quindi a quello non si guarda, almeno alla Roubaix.